Torna sul palco dopo 24 anni Suora Angelica, questa volta però senza pubblico. Venerdì 6 novembre, sabato 7 alle ore 20 e domenica 8 alle ore 17 andrà comunque in scena al Teatro Comunale, ma in streaming, a causa dell'emergenza sanitaria. Il De Carolis ha confermato le tre serate previste in cartellone per onorare gli impegni presi con gli artisti e con il pubblico. La stagione lirica era iniziata con la limitazione di 200 spettatori in sala, ma con le nuove disposizioni governative proseguirà anche a porte chiuse. L'allestimento mantiene l'impianto originario studiato dal regista Giulio Ciabatti, con i costumi di Filippo Guggia, il progetto scenico di Maddalena Moretti e le luci di Toni Grandi. Nel cast, tutto al femminile, la parte della protagonista sarà interpretata dalla giovane Maria Teresa Leva, soprano già affermato in tutto il mondo. La zia principessa sarà invece il mezzo Anna Maria Chiuri, nome di prima grandezza della lirica italiana. Giovanna Lanza sarà la badessa, con tante sarde a vestire i panni delle comprimarie, fatta eccezione per la marchigiana Sara Rocchi, la suora zelatrice, Lara Rotili, la maestra delle novizie, Elena Schirru, suor Genovieffa, Chiara Tosi, suor Osmina, Laura De Logo, suor Dolcina, Vittoria Lai, la suora infermiera, Rita Cugusi e Laura Scanu, le cercatrici, Elena Pinna, la novizia, Margherita Masside e Cristina Raiano, le converse. L'orchestra dell'Entre Concerti, ridotta a 40 elementi dalle prescrizioni anticontagio, sarà diretta da Aldo Sisillo. Per seguire l'opera basterà connettersi al sito internet www.entreconcertidecarolis.it e cliccare sul bottone streaming. Per informazioni, rivolgersi al numero 079 290 881 dalle ore 10 alle ore 13.